Ciao a tutti, sono Francesca e vi sto parlando dalla Cube Radio dello IUSV, l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona. Siamo qui per la seconda puntata di Radio INE e il nostro ospite oggi con noi è l'ispettore Don Igino Biffi dell'Ispettoria Salesiana San Marco INE di Mestre. Siamo qui per parlare ancora una volta della lettera dell'ispettore, questa volta di luglio 2019, dal titolo Chi ama, chiama. Introduciamo quindi questo nuovo argomento e sentiamo l'ispettore cosa ci racconta a proposito della sua lettera. Bentrovati a tutti innanzitutto, sono contento di essere qui nuovamente. Sì, anche questo mese, nel mese di luglio, ho voluto scrivere una lettera come faccio sempre, così a tutti i confratelli. Dicevo all'inizio che siamo nel mezzo dell'estate, insomma, per cui nel mezzo delle attività estive che stiamo vivendo proprio a disposizione dei ragazzi, in particolare nei nostri oratori, centri giovanili, nelle nostre parrocchie, nelle nostre scuole. Ecco, ci sono molte attività estive, estate ragazzi, campi scuola e via dicendo. E raccontavo che qualche mese fa ho incontrato un incaricato di oratorio che stava chiamando gli animatori in vista dell'estate, appunto li contattava, mandava delle mail o telefonava, o in qualche modo li incontrava per fare loro una proposta. E tra me e me dicevo, mamma mia, sta facendo una cosa estremamente preziosa, perché sta chiamando qualcuno. Ora, io penso che se noi nella nostra vita facciamo quello che facciamo è perché in qualche modo ci è arrivata qualche chiamata, qualcuno ci ha invitato, qualcuno ci ha chiesto di fare un lavoro, qualcuno ci ha invitato in un evento particolare perché magari ha segnato la nostra vita. Allora, la riflessione che facevo tra me e me era un pochino questa, che chiamare o non chiamare non è la stessa cosa. Chiamare un giovane o non chiamarlo non è la stessa cosa. Invitare qualcuno o non invitarlo non è la stessa cosa. E allora in questa lettera ho riflettuto un po' su questa parola, sulla parola chiamata, perché mi sembra che è una parola che faccia la differenza. Se penso alla mia vita, forse sto facendo quello che faccio perché a un certo punto qualcuno mi ha chiamato. Ecco, sono convinto che il Signore e continua a chiamare anche oggi in tanti modi attraverso le persone che il Signore stesso incontra. Le persone sono degli strumenti attraverso i quali Dio chiama. Ecco, soffermandomi sulla parola chiamata, a un certo punto nella lettera scrivevo questo, che la chiamata personale fa sentire unici, amati perché desiderati. E una delle caratteristiche dell'amore di Dio è l'unicità. Per Lui ognuno di noi è unico. E scrivevo anche questo, che Dio ci ama in modo unico perché sa che è insopportabile sentirci amati come tutti gli altri. No? Questo vale anche per noi. Cioè, se uno mi dice, ma se ti voglio bene come tutti gli altri, dico, vabbè, anche no. Cioè, dico, ognuno di noi vuole essere voluto bene in maniera unica. No? Allora, chi ti ama veramente ti fa sentire unico facendoti uscire dall'anonimato. Ecco. Per cui ecco, la chiamata ha questa caratteristica. E poi sempre in questo mio scritto facevo un po' la differenza tra le proposte e le chiamate. Ho l'impressione forse che facciamo tante proposte oggi. Davvero c'è un mercato di proposte anche per i giovani grandissimo, no? Che anche la Chiesa fa. Però mi chiedevo, quante di queste proposte sono davvero delle chiamate? Sono un appello che io faccio ai giovani. E forse alcune rimangono solo delle proposte che vengono fatte, per cui ti faccio arrivare un volantino pubblicitario, ti faccio sapere che c'è un evento, ma non solo una chiamata. Allora forse la fatica da fare un pochino è quella del chiamare proprio personalmente. Ecco, questo mi sembra che faccia la differenza. Per fare in modo che i giovani possano anche chiedersi non tanto che cosa voglio fare nella mia vita, ma cosa voglio fare della mia vita. E questo fa la differenza. Sì, è un cambio di prospettiva praticamente rispetto a quello che soprattutto i giovani oggi sono abituati anche a sentirsi dire, quindi certo. Questo passaggio sembra sottile ma in realtà nasconde una profondità. Sì, è un passaggio sottile, esatto. Però di fatto può fare la differenza, perché fare semplicemente una proposta vuol dire farti arrivare un volantino, convocarti a qualcosa come uno dei tanti, no? Invece la chiamata, una delle caratteristiche che ha è la singolarità e l'unicità, cioè chiamo te, proprio te, per questa cosa specifica e non qualcun altro, ma proprio te, no? E questo fa la differenza. Scrivevo anche che ho affrontato questo tema perché l'ho spedito alla lettera il 24 di luglio, nei giorni in cui mi trovavo a Budapest con i giovani che stanno facendo un cammino di ricerca vocazionale, circa 10-12 giovani che si stanno interrogando su cosa fare nella loro vita, in particolare alcuni di questi si stanno interrogando anche sulla vocazione salesiana, no? Si interrogano se
la vita salesiana è la vita così che davvero può aiutarli ad amare di più. Eravamo a Budapest sulle orme del beato Stefano Sándor, che è un salesiano ungherese, che è morto durante il comunismo, morto da salesiano, non ha voluto scappare dall'Ungheria, ma ha voluto rimanere lì con i giovani. Per cui ci siamo ispirati anche a un modello di vita molto, molto, molto prezioso. E anche questo Stefano Sándor è stato in qualche modo chiamato anche lui, e lui ha risposto alla chiamata. Alla chiamata dei giovani ungheresi, ha voluto rimanere con loro fino al punto di dare la vita. E per finire dicevo anche che ci stiamo prestando ad alcuni eventi in particolari, perché alcuni giovani che sono stati chiamati a loro tempo nella vita salesiana diranno loro sì. In particolare il 6 di agosto abbiamo due ragazze che diranno loro sì per diventare suore salesiane, Giulia ed Elga. Avremo poi l'8 settembre tre giovani che diranno loro sì per diventare salesiani, sono Catalin, Giovanni, Marco, che quindi entreranno ufficialmente nella vita salesiana facendo i voti. Quindi abbiamo davanti così delle date anche molto importanti, come quella anche del 31 agosto, in cui alcuni giovani, sia ragazze che ragazze, diranno loro sì per sempre a Dio, vivendo proprio nella vita salesiana. Ecco, tutti appuntamenti preziosi che però denotano questo, hanno questo come caratteristica comune, che c'è una chiamata. Cioè i giovani a un certo punto dicono di sì, ci sto, ma perché qualcuno li ha chiamati. Può essere una persona, può essere un evento, può essere il Signore, poi chiama in tanti modi. Ecco. Per cui l'invito che faccio a me, che faccio a tutti, è di chiamare i giovani personalmente, e l'invito che faccio ai giovani è di accorgersi che sono chiamati, perché forse oggi, distratti da tante cose, non ci accorgiamo che c'è qualcuno che ci chiama. No? E quando qualcuno ci chiama e io non me ne accorgo, perdo un'occasione preziosa. Magari qualcuno mi sta chiamando per qualcosa di importante, io sono distratto da mille cose e cavolo, ho perso un'occasione preziosa. Per cui l'invito che faccio ai giovani è quello di accorgersi delle chiamate che ci sono nella loro vita, perché ce ne sono tante. Dobbiamo solo cercare di renderci conto, di accorgersi di queste chiamate. Bene, le faccio una domanda veloce perché abbiamo poco tempo a disposizione, però mi preme pormi dal punto di vista dei ragazzi, appunto di questa risposta alla chiamata ipotetica, e quindi la frase che mi ha colpito di più legata alla sua lettera dell'ispettore è la necessità di imparare nuovamente a pregare. Ovviamente lei si rivolgeva alla comunità salesiana in primis, però rivolgendomi invece verso i giovani, cosa vuol dire rispondere anche ad una chiamata imparando nuovamente a pregare? Ma lo interpreto in questo modo, in particolare per i giovani, che pregare non è solo un parlare a Dio, ma è ascoltare. Ora, la chiamata è possibile se c'è un ascolto. La preghiera è fatta di ascolto, un ascolto profondo. Ora, se noi impariamo a pregare ascoltando quello che il Signore ci dice, impariamo a cogliere le chiamate che Dio ci fa. E paradossalmente è la preghiera il luogo principale in cui ascoltare le chiamate. Però bisogna vivere una preghiera come ascolto, non come un insieme di parole o di preghiere che vengono dette. No? Per cui il tema del silenzio nella preghiera è importantissimo, perché il silenzio è quel luogo, è quel grembo in cui è possibile ascoltare, in particolare è possibile ascoltare una chiamata. Per cui giovani direi questo, di dare tempo alla preghiera, ma una preghiera fatta di ascolto della loro vita, di ascolto di Dio, di ascolto di quello che gli sta capitando. E questo è molto prezioso, in particolare riuscire anche a rileggere la nostra vita con gli occhi di Dio, no? Ad ascoltare la nostra vita così come l'ascolterebbe il Signore. Bene, la ringraziamo per essere stato qui con Grazie noi oggi e voi. Per i bei messaggi che insomma abbiamo trasmesso ai giovani oggi. Auguro a tutti di rispondere alla chiamata che avranno nella loro vita. Bene. Grazie. Grazie a lei, e ringraziamo l'ispettore Don Igino per essere stato qui con noi e averci raccontato la lettera ispettoriale di luglio 2019. Rimaniamo in tema di animazione vocazionale e menzioniamo quelle che sono un po' di attività legate alla pastorale giovanile che oggi non è potuta essere qui con noi, soprattutto il cammino degli esercizi spirituali estivi dall'11 al 17 agosto a Napoli dal titolo Come scintille nella stoppia. Trovate tutte le informazioni relative sul sito di riferimento www.donboscoland.it.
a parlare delle news dalle case salesiane e oggi abbiamo in collegamento telefonico con noi il professor Vittorio Filippi del Collegio Salesiano Astori di Mogliano, che con i suoi studenti ha vinto la quarta edizione del progetto Educazione alla Legalità Economica, realizzato dalla Guardia di Finanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rivolte agli studenti delle scuole primarie e secondarie sul tema della legalità economica a tutela della sicurezza dei cittadini. Salutiamo il professor Filippi. Un saluto a voi. Grazie per essere qui con noi, anche se virtualmente. Allora, iniziamo subito a parlare di questo progetto. Insomma, com'è nata l'idea del cortometraggio dal titolo Free Tax, quando la tassa è un'opinione? In questa scuola salesiana io insegno diritto ed economia politica, per cui il discorso della legalità e in particolare della legalità economica, che insomma vuol dire poi l'evasione, il problema è quello dell'evasione fiscale, coinvolge tutte e due le mie materie, ma mi coinvolge anche come educatore, per così dire. Ed essendo poi una scuola salesiana, vale sempre la filosofia del buon cristiano e dell'onesto cittadino. Quindi ecco, il discorso della correttezza fiscale, della correttezza economica rientra sicuramente nel discorso dell'onesto cittadino. Per cui l'idea è stata un po' così anche divertente e creativa con un gruppetto di 6 studenti di fare un brevissimo sketch filmato con appunto i telefonini degli studenti e che abbiamo così intitolato Free Tax, che è ironico perché appunto Free Tax vorrebbe dire che insomma non si paga, certo. Si paga quando si vuole, cioè il meno possibile, appunto sottotitolo quando la tassa è un'opinione. Ecco, e noi sappiamo che insomma se la tassa diventa un'opinione non è più una tassa ma diventa qualcos'altro. Ecco, da questo è nato anche un discorso divertente, educativo, tanto è vero che al di là dello sketch e dell'aspetto, come dire, teatrale, il filmato termina con un richiamo ad alcuni articoli della Costituzione italiana. Bene, lo stiamo vedendo infatti in questo momento. E le chiedo un'altra cosa, come i ragazzi hanno affrontato questo progetto? Cioè, parlare di legalità dei ragazzi così giovani, cosa ha significato? Allora, da un lato c'è stata una rispondenza piena, divertita, ma anche io direi matura, si tratta di una quarta superiore. E comunque tutta la scuola è già immersa da tempo in un progetto che si chiama Formazione alla Cittadinanza, per cui ecco, non è una cosa che è capitata così all'improvviso o casualmente, ma rientra proprio in una filosofia educativa che la scuola da tanto tempo si è data, con tutta una serie di interventi eccetera, che va anche al di là della mia materia, è proprio un discorso di formazione trasversale a quel onesto cittadino che dovrebbe appunto uscire dalle scuole salesiane. Beh, almeno rientra in un progetto più vasto. Ah, bene, beh, sì, possibilmente. Cioè, ce lo auguriamo, ecco. Bene, la ringrazio per essere stato con noi e salutiamo quindi il professor Filippi. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie altrettanto e lo ringraziamo insomma per la bella esperienza, per il bel racconto che ci ha regalato oggi raccontandoci di questa vittoria del Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto. Vittoria soprattutto di questi studenti, sì, ma anche un po' dell'immagine stessa della scuola e del lavoro che da tempo sta facendo, quindi non è solo questo episodio. Certo. È il risultato di un lavoro che da tempo si stava facendo e si sta facendo, che appunto si chiama formazione alla cittadinanza. E formazione alla cittadinanza e legalità sono due cose che vanno di pari passo, vanno assolutamente insieme. Certo, bene, l'aspettiamo se vorrà ancora parlarci di attività legate al Collegio Salesiano Astori e alla formazione alla cittadinanza, allora. Grazie a voi, grazie della disponibilità e buon lavoro. Grazie mille. Arrivederci. Bene, menzioniamo un'altra casa salesiana che si è distinta in questo periodo, sempre per una grande vittoria, è sui social e anche molto, diciamo, pubblicizzata, promossa, insomma, nelle TV locali, ed è la casa salesiana Don Bosco di Verona, che con la lavatrice spaziale ha vinto i mondiali della robotica, la First Lego League. Saranno con noi i nostri ospiti qui a Cube Radio a settembre per raccontarci della loro esperienza.
Con queste news abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Vi ricordiamo che tutto quello che ci siamo detti oggi lo potete trovare nel sito www.salesianinordest.it. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi auguriamo buone vacanze.